Sì, pensateci bene. E non abbiate paura di donarvi a chi soffre. Pensateci bene perché i pensieri e le paure sono i timoni del nostro destino. Pensateci bene perché spesso è la paura di noi stessi ad impedirci di distinguerci e ci spaventa a tal punto da farci rinunciare alla nostra unicità, alla nostra originalità. Emergere significa andare controcorrente, significa dire cose che gli altri non direbbero perché non sono te, perché non sono l'originale. Odia le scorciatoie, i muri troppo alti, i lamenti di chi non lotta per cambiare le cose. Ama il tuo cuore, la tua mente, le tue idee. Sii sempre te stesso. E qualsiasi risultato otterrai, piccolo o grande che sia, sarà merito tuo. Perché i pensieri e i sogni sono intrecci della stessa stoffa, della tua stoffa. Benvenuti al BMF 2013. Benvenuti al Festival della Musica Originale. Buonasera. Mi piacerebbe che un altro applauso salisse da questo teatro per un uomo che non ha mai avuto paura di andare controcorrente e che ha sempre lottato per cambiare le cose, per un uomo unico, originale, per Nelson Mandela. Sul palco del BMF 2013, direttamente dall'X Factor Arena, c'è Alan Scaffardi. Buonasera a tutti, benvenuti. To me, he'd help me pass the time. Am I a good old boy?
myself down to the bone, and I swear on Rumpus Green, and I'll do the pain when I come on. Hey, hey, but I need a daughter, daughter, daughter is what I need. Hey, hey, said I need a daughter, daughter, daughter is what I need. Hey, hey, said I need a daughter, daughter, daughter is what I need. If I share with you my story, would you share your daughter with me? Come on, share your daughter with me. Go ahead, share your daughter with me. Come on, share your daughter. Give me your daughter. Share your daughter with me. Come on, share your daughter with me. Go ahead, share your daughter with me. Come on, share your daughter. Give me your daughter. Share your daughter with me. Bentornati, eh? Un altro anno qui, è l'ottava volta che ci troviamo per il BMF edizione 2013. Il BMF, per chi non lo sapesse, è un festival riservato ad interpreti di brani originali e a cantautori, quindi qui nessuna cover per quanto riguarda i concorrenti. I concorrenti, insomma, che tutti gli anni aumentano, quest'anno ne abbiamo avuti ancora più rispetto all'anno scorso, c'è stata una selezione ampia che poi ha portato a 26 ragazzi che sono stati ascoltati alle audizioni alla seconda classe e da qui 10 finalisti di questa sera. Cosa si contenderanno i 10 finalisti di questa sera? La possibilità di registrare un singolo prodotto da Paolo Costola presso i Makeway Studios. Il singolo sarà poi promosso da David Bonato per Davvero Comunicazione, pubblicato da Valerio Gaforini per Chromo Music sui migliori portali digitali online. Abbiamo poi anche due premi paralleli, visto che è un festival che vuole mettere in evidenza le capacità di scrittura, di musica e di testo, verrà premiato il miglior testo. E poi un altro premio che da quest'anno viene assegnato da una mini giuria che comunque poi andremo a presentare, ed è il premio Radio TV, Radio 17 Teletutto, che consiste poi, oltre ovviamente ad un premio fisico in una bellissima targa, anche nella possibilità di avere interviste radiofoniche e passaggi del singolo che andrà poi a registrare il vincitore proprio su Radio Brescia 7. Allora, questo è un evento organizzato da Play One Italia in collaborazione con AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mieloma, che dall'anno scorso è entrato ufficialmente nella famiglia del BMF, il logo è diventato BMF for AIL. Avremo modo poi di far salire sul palco il presidente di AIL Brescia, il dottor Giuseppe Navoni, per presentarci quelle che sono le iniziative in corso, i progetti futuri, insomma tutto quel che di importante sta crescendo ancora all'interno di questa grande associazione. Un ringraziamento enorme, importante, fondamentale ad un club, il Lions Club Brescia Leonessa 10 giornate, che sono partner ufficiale di questo evento. Il lionismo moderno è filosofia di vita e movimento d'opinione, è mettersi al servizio dell'uomo, facendosi interpreti di una cittadinanza attiva e impegnata. In Italia i Lions si confrontano ogni giorno con problemi economici e sociali del nostro paese e portano solidarietà concreta ed impegno morale in una fase storica in cui le certezze appaiono incrinate e di valori morali indisfacibili. I Lions si impegnano per il recupero degli ideali dei giovani, dei valori della vita, combattendo la povertà e offrendo il loro contributo alla ricerca di soluzioni sulla base della cultura e dell'etica di cui sono portatori. Un applauso ai Lions. Abbiamo parlato di Teletutto e Radio Brescia 7, diciamo che queste due emittenti sono partners ufficiali di questo evento. Tanto è vero che questa serata sarà programmata, abbiamo già la data, l'orario, tutto quanto, il 28 di dicembre in prima serata alle ore 21 sarà trasmessa su Teletutto, quindi avrete modo di rivedere questo evento, questo nuovo appuntamento col BMF, o quantomeno, se non vorrete rivederlo, avrete modo di consigliare qualcuno di guardarselo in televisione, se riterrete alla fine della serata che ne varrà la pena. Allora,
Un saluto così veloce, poi avremo modo di presentare anche la band in modo un po' più specifico. Per ora al nostro direttore musicale del BMF, che come l'anno scorso è Paolo Zanetti. Abbiamo aperto con una bella carica questa sera, con un ospite di prim'ordine. Diciamo due cose anche su di lui: già ad 8 anni inizia lo studio del pianoforte, che gli permetterà poi in seguito di avvicinarsi ad altri strumenti come basso, batteria, percussione, chitarra. Poi più tardi inizia un progetto di musica funky con Quinto Parallelo, aprendo concerti di Tiro Mancino e Negrita. Ne segue poi un percorso da solista. Tra le altre cose c'è anche questa diciamo partecipazione ad una big band che propone cover di Frank Sinatra, Winter Fire, poi ci sono Cool and the Gang, Blues Brothers, insomma, e poi molte molte altre esperienze live. Nel 2013 spero molti di voi abbiano avuto modo di gustarsi anche le sue esibizioni a X Factor. Torna con noi Alan Scaffardi. Noi facciamo una chiacchierata fra pochissimo, perché noi vogliamo sentirlo ancora con un pezzo prima di salutarlo. Quindi tu ci fai sentire un pezzo che molti conoscono come un pezzo di Santa Esmeralda. In realtà quella è una cover, non tutti lo sanno, molti lo sanno ma non tutti, ma la versione originale è quella di Nina Simone. Cantata da Nina Simone, sì, The Let Me Be Misunderstood. Alan Scaffardi. Baby, do you understand me now? Sometimes you see that a man, don't you know that what a life can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I am is worry, and then you're bound to see my other side. Grazie mille. Al BMF. Alan Scaffardi. Ciao Alan. Allora, Alan, no, rimani. La band può lasciarci temporaneamente, perché tra poco ci sarà il primo concorrente che si esibirà senza il vostro supporto. Beh, Alan, solo così, una domanda, perché insomma noi chi sei tu l'abbiamo, chi non lo sapeva l'ha capito questa sera. Grande artista, grande voce, insomma, uno che a X Factor ci va, ma ci va da musicista, da artista maturo.
Quindi la mia domanda anche per, è... Anche per l'età, maturo. Per l'età e anche per la tua esperienza, insomma, che hai avuto, dicevo, fin da 8 anni, quindi molta, molta musica live. Perché uno va a X Factor? Uno va a X Factor perché, insomma, cerca qualche via a questo punto per... Quando arrivi a 36 anni, che hai sempre suonato e sempre cantato, e comunque hai provato tante strade, vai un po'... Ti rimangono poche carte da giocare. Uno se le gioca tutte, insomma. Te le giochi tutte, ho detto, facciamo X Factor, anche perché comunque ho 2 figli e in qualche modo devo arrangiarmi, no? Proviamo quella strada lì, magari. Ecco, e a tal proposito, inserirti in un contest come quello di X Factor da persona, insomma, che ha poco da imparare, credo, no? Ma no, c'è sempre da imparare. C'è sempre da imparare, sempre. Però, insomma, sicuramente meno di altri. E come ti sei trovato all'interno di questa situazione, confrontandoti, insomma, anche con altri musicisti che, insomma, ti guidavano magari in certe cose e nei confronti anche magari di altri concorrenti più giovani? Ma sicuramente è un modo per apprendere tante cose nuove anche dalle persone, dagli altri concorrenti, e comunque abbiamo avuto l'opportunità, io come i concorrenti di X Factor, come ci sarà anche Roberta, abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con personaggi del calibro di Luca Tommasini, quindi gente che in questo campo sono il numero uno, quindi c'è da imparare tantissimo anche da quel punto di vista. Bene, Ale, io ti ringrazio molto della tua partecipazione, grazie della tua presenza qui questa sera. Ciao a tutti. Ti lascio con omaggiandoti di questo libro, che è un libro scritto dal professor Franco Mandelli, che tu conosci, visto che l'hai detto prima di me. No, letto. Ah, l'hai letto. Ho sognato un mondo senza cancro. È un libro del quale faremo omaggio. La terrò caro. Va bene, grazie Alan. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Allora, questa sera abbiamo detto grande band, insomma grandi ospiti, grande pubblico, l'avete già dimostrato, ma anche una grande giuria, perché è come tutti gli anni noi cerchiamo di assemblare un gruppo di esperti che sono eterogenei nei loro percorsi, nelle loro esperienze all'interno del mondo della musica. E io vi presento solamente la prima, dopodiché sarà lei a presentarvi gli altri componenti la band. La prima è il mio direttore, perché è il direttore artistico di Radio 17, ma non è solo il mio direttore, è anche una carissima amica alla quale, lo dico sempre, voglio molto bene, e è tra l'altro una grandissima professionista che ha avuto modo di intervistare nel corso della sua carriera i più grandi nomi della musica italiana e di promuoverli attraverso la radio. C'è Maddalena Damini. Seduta o in piedi? Ma forse seduta vedo meglio, cosa dici? Come vuoi. Mi sono alzata per salutare questa bellissima platea, sono molto contenta di trovarmi qui anche quest'anno e ho voglia di presentarvi una giuria blasonatissima, veramente. Allora, per cominciare vi presento un autore, un compositore, ha scritto molti brani per NEC, tra cui, non so, vi cito solamente Contromano, ma ce ne sarebbero molti altri, ma anche ha scritto per Francesco Renga, per Emma Marrone, per Franco Califano, per Annalisa. Signori, in giuria, Andrea Amati. Prenderemo quello che verrà, lo faremo soli, ora tutto parlerà. Vi presento anche colui che si occupa da anni di promozione in ambito musicale, è direttore di Davvero Comunicazione, è David Bonato. Nella giuria 2013 del BMF c'è anche un critico, uno storico musicale, un conduttore radiofonico, un fantastico collezionista di vinili, ma è soprattutto uno dei maggiori esperti in fatto di rock, è Ugo Buizza. Yeah. C'è poi un musicista, un fonico, un produttore, è il proprietario dei prestigiosi McEwen Studio di Brescia, e come fonico tra l'altro ha lavorato davvero con tutti, da Marco Masini a Ferradini, a Eugenio Finardi, Sarah Jane Morris, Neffa e tanti altri, collabora con David Van der Sfross, insomma sto parlando di Paolo Costola.
È davvero una giuria trasversale, nel senso che la musica è rappresentata in tutte le sue facce, infatti c'è anche un grande conoscitore del panorama indie locale, scrive per il Giornale di Brescia, è Andrea Croxatto. C'è poi un mio, un tuo collega, DJ, speaker, un produttore musicale e il programmatore di Radio Brescia 7, Fulvio Marini. Autore per Emma Marrone, per gli Stadio, per Marco Carta e del testo della hit di Eros Ramazzotti, Fino all'estasi, Carlo Rizzioli. Tu che mi dai vita completamente, calma mia di corpo, pretendimi, mani come nodi, stringo. Nella giuria del BMF, un cantautore, un attore, un discografico e tanto altro. E molto attento alla scrittura, al lavoro del suo quarto album, per esempio, è Andrea Romano. C'è anche un collega, stimatissimo speaker radiofonico, un presentatore, tra l'altro recentemente ha fatto questa simpatica esibizione con una cantante, con Laura Bono in duetto, in chiave molto ironica, e in giuria anche Alex Rusconi. E adesso sono pronta per presentarvi il presidente di questa giuria, che è un sacco di cose che tenterò di sintetizzare. È un DJ, un produttore discografico, un presentatore televisivo, autore musicale, un talent scout. Devo dire che ha segnato la storia della musica sia in radio che in televisione. Tanto per dire, ha condotto Disco Ring su Rai 1, poi Popcorn con Claudio Cecchetto, Buona Domenica con Maurizio Costanzo su Canale 5. So tutto, sono preparatissima, mi fa quasi impressione sentirlo parlare qui in parte, vi devo dire. Comunque, lui ha lavorato con i più grandi, da Rossana Casale, Branduardi, Mauro Pagani, con la mitica Fatma Ruffini, molti altri. Ha lavorato in tutte le super radio d'Italia, da Radio Monte Carlo a RTL, RDS, adesso è il conduttore della notte di R101. Signori, un applauso per Gianni De Bernardinis. A te, Tony. Gianni De Bernardinis con noi al BMF. Grazie, Gianni. Allora, all'interno di questa giuria, una mini giuria, dicevo prima, formata proprio da te, Maddalena e da Fulvio, che deciderà quale sarà il brano vincitore di questo nuovo premio Radio TV, Teletutto, Radio 17. Iniziamo la gara, direi che è ora, no? Dopo tanta roba all'inizio, come si usa dire, introduciamo il primo dei 10 concorrenti di questa sera. Alla giovanissima età di 3 anni e mezzo comincia gli studi propedeutici alla musica, flauto dolce, poi corsi di pianoforte. Un po' più grandicello, l'incontro con la chitarra, nasce la sua passione per il blues, il rock e qualsiasi cosa possa essere suonata con 6 corde. Esperienze su vari palchi con diverse band, le sue canzoni spaziano dal reggae al folk al pop al rock. C'è con noi Giulia Maria Garvellotto da Venezia. B. Maria, che si esibisce in questo brano accompagnandosi solamente con la sua chitarra, non avrà l'ausilio della nostra prestigiosa band, perché questo brano nasce così, dice lui, e così è giusto che rimanga. Io posso lasciarti il microfono, questa è la prima canzone in gara, lui è il primo concorrente in gara, Giulia Maria Garbellotto. Buonasera. Questa canzone è soprattutto 3 cose. La prima è un omaggio a 2 persone che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome,
ovvero mio padre e mio figlio. La seconda cosa, che è questa canzone, è un regalo alla persona che mi ha fatto il regalo più bello che io potessi mai sognare, ovvero mia moglie, la madre di mio figlio. La terza cosa, che è questa canzone, è un pensiero, un omaggio a una memoria, a quella che è la mia memoria da bambino, la memoria di Enzo Iannacci. Ma di queste tre cose, questa canzone soprattutto è la quarta. Ovvero, questa canzone è come... Avete presente quando vi davano quel foglio Fabriano bianco, quello che in rilievo aveva in basso a destra, quella cosa, non ho mai capito come la facessero comunque. E mi dicevano, fai una bozza, fai un disegno, fai uno schizzo. E io prendevo sempre quattro, ok? Ma alle medie dico, per cui insufficiente, sufficiente, medio, buono, ottimo, quello che era, io ho quattro. E in quel momento ho deciso che forse era il caso che io mi mettessi a cantare, a fare il cantatore per esprimermi forse meglio. Questa canzone è una bozza, un disegno, si chiama Babbo Natale, spero che vi piaccia. Liberi, liberi di agire, vivere e morire, non ho più rimpianti adesso, sono con te, qui nel nostro nido, il tempo non è più lo stesso, l'oggi lento, il cuore batte forte, quasi non lo sento, una nuova vita attende, aspetta libero e impaziente, un salto, un altro, con la mano sento il primo calcio e il primo urlo tuo atterrito, mi coglierà ma di due è svenuto, ancora non so, sono pronto solo spero, sembri già così perfetta, candida e radiosa ovunque ti si metta, come vorrei che fossi già qui, come vorrei chiederti già scusa per quando mi odierai, sopraffatto dal mio amore. Quando hai gli occhi chiusi, aprili al mondo, e ama questo pazzo gioco, un muro non una montagna, odiati se sarai uno che si lagna, io ti darò tutto, il poco che sarò capace, perdonami se puoi, amami se vuoi, ma per favore non dimenticarmi mai, ti segnerò a rasarti, con il doppio nodo sarò al tuo fianco quel giorno infame in cui saprai Babbo Natale. Non volevo, giuro, sono stato costretto, ma come ogni sera ti canterò Iannacci quando vai a letto, come vorrei che fossi già qui, come vorrei chiederti già scusa per quando mi odierai, sopraffatto dal mio amore. Già qui, come vorrei chiederti già scusa quando mi odierai, sopraffatto dal mio amore. Grazie. Giulio Maria Garbellotto. Ciao Giulio. Il primo concorrente di questa ottava edizione del BMF, intanto la band riprende posizione, intanto io vorrei salutare, perché lo faccio tutti gli anni,
quelli che stanno in alto, al terzo livello e anche al secondo. Insomma, quest'anno abbiamo riempito anche il terzo, perché sono quelli che, vabbè, forse non hanno una posizione particolarmente felice, forse avranno un po' più caldo rispetto a quelli giù, giusto? Vabbè, però avete avuto la fortuna di esserci, ragazzi, perché vi dico che quest'anno, insomma, anche quest'anno le richieste sono state talmente tante. Durante tutto il corso del pomeriggio ancora molta gente ha chiesto di poter acquistare i biglietti purtroppo sono andati esauriti in pochissimi giorni, però insomma, qui dov'è il sindaco? Dov'è? C'è il vice sindaco, arriva dopo il sindaco. Si faccia da portavoce, qui bisogna allargare questo tempo, qualcosa bisogna combinare per il prossimo anno. Allora, dai, andiamo con il secondo concorrente e avremo questa sera dei concorrenti che per quanto riguarda le loro esperienze sono eterogenei, perché avremo gente abbastanza navigata, cantautori, solo interpreti di brani comunque originali. E avremo anche delle giovanissime, una delle quali è quella che sta per arrivare, ha solo 15 anni. Frequenta il liceo musicale Carlo Montanari di Verona, dal 2009 studia canto moderno e successivamente il pianoforte, ha partecipato ad eventi e concorsi locali e nazionali, sempre con ottimi risultati, arriva da Verona, si chiama Chiara Granetto. Benvenuta Chiara. Chiara ci porta un pezzo di Antonio Bari che si intitola Fino in fondo. Fino in fondo. Chiara Granetto. C'è che quando parto io non torno indietro. Ogni sguardo maschera un mistero, cuore a cuore. C'è che ogni giorno sembra uguale a un altro e sono stanca di errori che rifaccio un po' troppo e spesso. Spesso sento che sto male anche con me stessa. Un equilibrio che io perdo senza un senso e dopo torno indietro. Qui da te che sei quello che voglio, ma non so tenerti fino in fondo. Ogni cosa che si vuole poi quello dentro di noi. C'è, si può fingere ma perdi sempre. Quello che cerchi non si può volere. L'amore vive da sé e ti solleva con le ali di chi sa farti stare bene. Se ci pensi, torno sempre qui da te, che sei quello che voglio, ma non so tenerti fino in fondo. Ogni cosa che si vuole poi, è lontana, è dentro di noi, quell'abbraccio senza una fine. Fino in fondo, ogni cosa che
si muore poi, o è lontana o è dentro di noi. Al BMF 2013, Chiara Granetto. Grazie Chiara. Allora, abbiamo già sentito un paio di nostri concorrenti, mi abbiamo avuto modo di sentire anche e soprattutto la nostra grande band, formata da grandi musicisti anche quest'anno. Io adesso vorrei dire uno per uno, insomma, con chi hanno suonato, con chi suonano, quali sono le loro esperienze, però insomma faccio solo un po' di nomi per farvi capire che razza di band abbiamo assemblato. Insomma, loro hanno suonato e suonano tuttora con artisti come Irene Grandi, Eugenio Finardi, Elio Le Storie Tese, Neffa, Alberto Fortis, Enrico Ruggeri, Nicolo Fabi, Max Cazzè, Noemi, Gianluca Grignani, Renga, Masini e tanti, tanti altri. Allora, da chi cominciamo? Andiamo, cominciamo dalla prima donna, nel senso che è la prima donna della band del BMF. Al basso, la grande Paola Zadra. Alle tastiere, lui attualmente è con Ruggeri, Francesco Luppi. Chi è che applaude sul microfono? Ah, sei tu. Pensavo ci fosse qualcuno col microfono tra il pubblico, gli chiedevo chi fosse. Allora, un altro modenese come te, Alberto Dolfi alle altre tastiere. Un grande batterista, attualmente nella band di Enrico Ruggeri, ma ha suonato anche con Marco Masini, già con noi lo scorso anno, c'è Marco Orsi. Un corista straordinario con grandi collaborazioni, nel 2007 con Laura Pausini a San Siro, Massimo Guerini. Alla chitarra, il mio grande amico Marco Grasselli. Dal 2008 è diventato il direttore della band del Botticino Music Festival, chitarrista ormai da anni con tutti i più grandi, anche tu sei nella band di Enrico Ruggeri, Paolo Zanetti. Continuiamo, terza concorrente di questa sera, ha iniziato a cantare all'età di 15 anni partecipando a vari concorsi canori in giro per l'Italia, inizio 2013 capisce che il rap è la strada giusta da intraprendere per il suo percorso musicale e inizia a collaborare con vari artisti intraprendendo un progetto di brani inediti scritti da lei. Si vuole far chiamare semplicemente Mary e noi la chiamiamo Mary. Buonasera. Sei già in crema? Crema. Allora, il pezzo tuo ma anche di Gustavo Villareal. Gustavo Villareal. Che è qui? Sì, è giù di sotto. Allora lo sentiamo. Ah no, è qui. Vabbè, dov'è? È lì, okay. Alza la mano. Non puoi giudicare. No, non puoi. Mary. Grazie. Un minuto, posso rubarvi 30 secondi? E non è che voglia strafare o che semplicemente voglio spiegare il testo della mia canzone, perché nel rap ci sono una sequenza di parole dette abbastanza velocemente che per chi non ascolta rap la comprensione del testo viene meno e si ascolta solo la canzonetta in sé. La tematica del tema, del testo, è una critica costruttiva nei confronti delle persone a me care, che mi vogliono bene, che mi hanno giudicato e un po' giudicato per le scelte che ho preso qualche mese fa e che comunque tuttora mi vogliono comunque bene perché mi accettano così come sono. Grazie.
delle mani. Se foglie e penna, inchiostro indelebile su un cuore che non mente quando ama irrefrenabile. Questo fuoco brucio dentro come lava in un vulcano che da anni ormai spento. Scotta come il calore di una stella che mentre cade mi pare la più bella. Paranoie scritte sul diario, amica sincera, il 31 febbraio. Frasi fatte, dette e poi sfatte sul tuo viso, labbra rifatte. Sono palloni che non reggi, ehi vieni qui che ci faccio due palleggi. Mi guarda attorno e sempre più veloce passa il giorno. Accettami e ritorno nel frattempo a fondo. Spingo in alto per l'attacco mentre cado sul tappeto. Vedo te stanco e arreso. Non cambiare, non fingere a te stesso di accettare. È un qualcosa che fa male di costare per rimediare. In un rapporto non puoi giudicare cosa è giusto o sbagliato. Amare. Bevo tutti come acqua. Loro parlano di me, non parlano di te. Fanno i re, si divertono a giocare in un regno che non c'è. Sanno parlare sugli altri perché hanno coraggio solo quando parto. Voglia di infamarti con persone incapaci mentalmente di esporre una propria relazione. Siete bestie, siete bestie, siete bestie chiuse in una recinzione. Mi guarda attorno e sempre più veloce passa il giorno. Accetta il mio ritorno nel frattempo a fondo. Spingo in alto per l'attacco mentre cado sul tappeto. Vedo te stanco e arreso. Non cambiare, non fingere a te stesso di accettare. È un qualcosa che male ti fa stare per rimediare. In un rapporto che non puoi giudicare cosa è giusto o sbagliato. Amare. Mentirmi, tanto non mi cambierai. Preferirmi, tanto non mi toccherai. E puoi gettarmi. Non chiedo nient'altro, lo sai. Non chiedo nient'altro. Non chiedo nient'altro. Se non puoi giudicare. Mi guarda attorno, è sempre più veloce. Passa il giorno, accetto il mio ritorno. Nel frattempo fondo, spingo in alto per l'attacco. Mentre cado sul tappeto, vedo te stanco e arreso. Non cambiare, non fingere a te stesso di accettare. È un qualcosa che male ti fa stare per rimediare. In un rapporto non puoi giudicare cosa è giusto o sbagliato. Amare. Grazie a tutti. Bene. Grazie di cuore. Mary. Allora, ora ci facciamo velocemente una scorpacciata di roba nostra, nel senso che sono due ragazzi che Music Association e Play One Italia stanno anche seguendo in questo loro percorso. Non sono ancora delle stelle, ma ci sono vicini a diventarlo. E sono quindi due ospiti che ci proporranno un brano a testa. Iniziamo da lei, che è una cantautrice cremonese. Inizia a scrivere i suoi brani all'età di 17 anni e nel 2010 pubblica il suo primo disco intitolato Start, un disco poliedrico e senza regole. Per quanto riguarda la produzione e l'arrangiamento dei brani, collabora con Mattia Tedesco, che salutiamo perché è tra il pubblico, che è chitarrista con Gianluca Grignani, Dolce Nera e Anna Oxa. Mischia lo stile pop con alternative, creando un mondo particolare e suggestivo. Già su questo palco, per chi ci fosse stato lo scorso marzo in occasione di iLive, un altro evento a favore di Aile, torna per presentarci il nuovo singolo. È con noi Giuliette. Buonasera. Ciao Giuliette, fai tutto tu. Ti lascio. Grazie a tutti e grazie per essere qui e in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Io sono contenta di farvi sentire il mio nuovo brano che è Io vivo di te e lo trovate anche su YouTube. E mi trovate anche su Facebook, quindi vi aspetto. Grazie. Dimentico il mio passato. Se non resta quel che ho dato. Immagino grande sveglia,
futuro che ci assomiglia. Le notti sogni mi sgridano perché io non mi do pace, eppure il tormento non c'è. Io vivo di te. Sarò la tua serva anche quando il sole non c'è, c'è. Quando arrivi non chiedi il permesso. Senza buio e buio verso. E mi lasci fiori, la notte ha più senso. Giro adulta e sveglia. Ora io non mi do pace, eppure il tormento non c'è. Io vivo di te. Sarò la tua serva anche quando il sole non c'è. Io vivo di te, di te, di te. Io vivo di te, di te, di te. Grazie di cuore a voi. Giuliette. Buona serata. Rimani, 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 ah. Giulia. Allora, innanzitutto grazie e complimenti per questo pezzo che grazie no, non ci consente di stare fermi, anche là dietro non ha, io vivo. Anch'io riesco a stare fermo. Allora, anche per te questo omaggio, questo libro, Ho sognato un mondo senza cancro, del professor Franco Mandelli. Grazie, grazie per mille. Essere stata con noi. A prestissimo. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie, buona serata. Allora, vi vedo tra le altre cose anche entusiasti, insomma ci sono applausi, entusiasmo, anche qualche urlo d'apprezzamento, qualche bugia, uno dice bello, uno brutto, brutto, uno bello, insomma. Tutto a posto allora, tutto bene, vi state divertendo? Ecco, allora poi comprate le stelle di Natale dell'Aile, no, è importante, eh? Cioè, 12 euro spesi bene, ve lo assicuro. Allora, procediamo adesso perché insomma abbiamo molta carne al fuoco, come si usa dire, questo modo di dire un po' sfruttato, però insomma che rende sempre l'idea. Presentazione della quarta concorrente, abbiamo detto molti giovani, anche lei giovanissima, 16 anni, da settembre 2010 a giugno 2011 frequenta una scuola di musica e canto dove inizia lo studio del canto moderno. A luglio 2011 viene confermata per la trasmissione di Canale 5 Io Canto. Dallo scorso anno partecipa a concorsi canori con buoni successi, adesso è qui. Ad aprile, tra altre cose, si è classificata tra i primi 30 alle selezioni di un festival prestigioso che è il Festival Show. Con noi c'è da Vicenza Nicole Stella. Buonasera. Buonasera. Benvenuta Nicole. Grazie. Un pezzo scritto da te e da Eva Novello che si intitola Non volevo lo via. Nicole Stella. Grazie. Thank you.
viaggio come una nuvola, mi guardo da lassù, ti confondo solo un po'. Siamo noi, non capisci che è fragile questo cielo senza via. Quella parte di me che ancora galleggia in un mare di sé, diversa dai sogni che vuoi quando vuoi, sospesa ancora sotto i miei. Nuvola volo via, più in alto stella di ogni fantasia. Stella, grazie. Un successo, direi. Grazie anche a te. Buonasera. Di essere stata con noi al BMF. Allora, passiamo da giovanissime a altri giovani meno giovani, nel senso con esperienze diverse, anche un po' più, diciamo, vissute, nel senso che lui da oltre 30 anni si esibisce in giro per l'Italia con alcune puntate anche all'estero, partecipa a decine e decine di concorsi nazionali. Nel 2001 è nella rosa dei finalisti di Accademia Sanremo, ha lavorato per alcuni anni in ambito discografico, ha partecipato ad importanti manifestazioni con artisti come Daniele Silvestri, Samuele Versani, La Cruz, Avion Travel, Antonella Ruggero e altri. Arriva da Belluno, si chiama Luca De Paoli. Buonasera Luca. Buonasera Luca. Ci porta un pezzo suo, quindi cantautore puro. Si intitola Per sempre bambino. Luca De Paoli. Oh.
vorrei tornare per sempre e rimanere per sempre, vorrei restare per sempre, per sempre. Ecco, ora tolgo i vestiti di dosso, sento freddo e cerco il tuo abbraccio. La carezza che piano mi fai concilia il mio sonno, asciuga il mio pianto, il mio io vulnerabile e nudo. E ritorno quando ero bambino, quando il silenzio pesava sulle parole, restavo in un angolo, ma ero io il capo del mio quartiere e gli amici seguivano me. Tra balle di neve, salute e discese, le rincorse tra rotte e tortiche e la mia timidezza più antica, come sempre con loro svaniva. Ora che sono cresciuto mi chiedo che cosa rimarrà di quei momenti di lacrime e risate. Vorrei restare per sempre, per sempre, e con l'estro e le mani di mille pittori trasformerò i miei chiaroscuri in pensieri a colori e disegnerò foreste e fiori e dipingerò i miei sassolini di blu e griderò a gran voce con te ho fatto pace mio bimbo che vivi in me per sempre, per sempre. Vorrei tornare bambino per sempre, vorrei restare per sempre, per sempre bianco come il candore che ormai più non ho. Un mese ancora ed arriva Natale, che bella occasione per rimanere in disparte a guardarti pregare, a mani giunte invocare ogni bene, nelle domeniche di incenso e candele, senza peccati da confessare, restavi in un angolo nero, come le ciglia dipinte dal buio, io nascondevo l'acuto timore, di dita puntate, maestri cattivi, e le parole facevano male. Su di te io potevo contare, stare al riparo da draghi e falene. Ora che sono indifeso vorrei tornare, restare per sempre. Vorrei restare per sempre bambino, rotolare nel fieno e barare a nascondino. Vorrei un fratellino con cui ridere e giocare, rivivere i miei giorni al caldo del mio focolare. Non vorrei crescere, vedere invecchiare chi mi ha dato vita, luce e sogni da coltivare, scavalcare ancora i muri di giardini proibiti. Vorrei restare per sempre, per sempre, e con l'estro e le mani di mille pittori trasformerò i miei chiari scuri in pensieri a colori. Io disegnerò foreste e fiori e dipingerò i miei sassolini di blu e griderò a gran voce con te ho fatto pace mio bimbo che vivi in me, respiri in me per sempre, per sempre. Per sempre cucciolo io voglio restare, credere alle favole, vestirmi a carnevale, depositare il mio dentino prima di dormire, per sempre bambino fino al giorno del mio funerale. Grazie, grazie a tutti, grazie ai musicisti fantastici, grazie, buonasera. Luca De Paoli. E con Luca siamo arrivati alla metà del nostro concorso, del nostro festival, e procediamo senza indugio presentando la sesta concorrente. Studi di canto lirico, corale, polifonico e canto moderno, varie esibizioni live in locali con formazioni in eclettico, in elettrico scusate, e acustico, di stampo rock, classico e pop rock. Attualmente canta presso un duo acustico di impronta prevalentemente country blues. Si chiama Annalisa Zanelli. B. Ciao Annalisa, benvenuta al BMF. Per te un pezzo di Stefano Paviani che si intitola Sono di carta. E quindi Annalisa Zanelli.
e non quasi stupida, sono di carta, ma ti sei tagliato usandomi senza fare attenzione. Hai perso il fiore fragile che tenevi tra le pagine. Sono di casa, ma non importa se ogni pagina di te adesso brucia e non resta traccia della tua assenza. Rimane solo un foglio da riempire. Riprendo fiato, mi stendo al sole, stiro le pieghe di un cuore stropicciato troppe volte. Nulla di me sembrava all'altezza di una tua carezza semplice. Thank you.
Grazie a tutti, buonasera a tutti. Io stasera mi sento un po' a casa, diciamo, Tony, Ruggero, tutti gli organizzatori, Lyle, mi sento a casa, insomma. È stato bello rivedere il mio video, mi fa sempre molto ridere. Sono contenta anche della trasformazione. Questa canzone è dedicata alla mia mamma, lei lo sa. Ciao mamma pompa, ciao papà pompa. Adesso vi canto un altro pezzo che ho fatto X Factor, che è il pezzo con cui sono stata mandata a casa, che è True Colors. Grande Paolo. To take courage and hold for people, you can lose sight of it, and the darkness inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. I see your true color, and that's why I love you. So don't be afraid to let. Io ho chiesto prima di avere una pedalina. Mi ha costretto a mettere i tacchi. L'ho visto ieri sera e mi ha detto: tu Roberta devi mettere i tacchi. Ieri era, sì, era Milano ieri, giusto? Sì. Allora, vabbè, io mi trovo anche un po', non dico disagio, però insomma intervistarti mi risulta un po' difficile perché insomma, abbiamo musicalmente vissuto insieme tante cose negli ultimi anni fino a questa tua avventura. Sì. Ad X Factor, vabbè, solo due parole su questa tua esperienza, ma magari parliamo anche di quello che c'è in pentola, senza svelare troppo. Però sì. X Factor è stata un'esperienza, comunque sia andata positiva. È stata un'esperienza molto bella, che auguro a qualsiasi persona che ha come passione la musica di poter fare, perché ti fa capire tante cose, soprattutto a livello interiore, musicale. Ti fa capire se nella vita vuoi fare la cantante, vuoi fare musica o no, quella è la prima cosa. Però è stata un'esperienza veramente bellissima, lavorare con Mika è stato troppo bello, però è successo e io sono felicissima. Bene,
Adesso ci sono dei progetti dal punto di vista... Si fatelo l'applauso, cioè non è che uno si... Ci sono dei progetti dal punto di vista discografico, insomma, ci sono delle cose che stanno per nascere, che non si possono poi svelare più di tanto, insomma, seguitela e poi vedrete. Però c'è una cosa invece molto vicina a noi, che ci riguarda, ma soprattutto che ti riguarda. La prossima settimana ci sarà Roberta Pompa and Dick's Friends, che sarà questo grande appuntamento al Seconda Classe, esatto, di Brescia, sì. Domenica sera, sì. Prossimo, quindi non mancate, ingresso gratuito, perché Roberta ci sarà, ma si porterà molti amici, tra cui facciamone alcuni, si possono qualche dire. Nome. Ci sarà Valentina, ci saranno gli Street Clerks, ci sarà Fabio, Alan, e poi Gaia, e poi vedremo. Ok, quindi un bel po' di X Factor, sì. E anche tanti altri amici, musicisti, sì. Già affermati. Roby, che te devo dire? Grazie, in punta di piedi. Grazie mille. Anche per te. Grazie. Il libro del professor Mandelli. Grazie. E anche questo omaggio floreale che la nostra cortesissima. Grazie mille a tutti, Stefania, vi saluto. Grazie per questa opportunità. Grazie a tutti. Al BMF Roberta Pompa. Ciao. Ciao Roby. Visto che insomma abbiamo sprecato applausi, sprecati no, ce li abbiamo fatti in modo serio e convinti, soprattutto facciamone ancora uno alla band, perché ci sta fornendo veramente un'esibizione di grandissimo livello. Settimo concorrente, cantautore. Nel suo primo album Cenerentola ha duettato con la cantautrice danese Sanne Gottlieb e con Davide Mattioli. Ha aperto concerti di Paolo Nutini, Enrico Ruggeri, Rio e altri. Una grandissima attività live. Per lui è un ritorno, perché è già stato in un paio di occasioni, credo nel corso di queste 8 edizioni, sul palco del BMF. Con noi c'è Cristiano Saleri. Ciao Cristiano, bentornato. Non sei solo, perché ti fai accompagnare anche dal tuo chitarrista. Accompagna il mio chitarrista, guru, amico, arrangiatore Gianluca Zubani. Gianluca Zubani insieme a te. Brano ovviamente tuo, cantautore puro. Si intitola L'illusionista. Con noi c'è Cristiano Saleri. Grazie. Strade nuove, tanto che ho consumato un cuore fragile. Sparirei, la incanterei, se dicesse a me non mi ingannerai coi giochi tuoi, vecchi trucchi ormai. Tradiscono i loro difetti tra storie di libri mai letti. Sento che le mani sono ferme ancora, come se provassi un numero impossibile.
sparirei, la incanterei. Se dicesse a me non mi ingannerai, coi giochi tuoi vecchi trucchi ormai. Tradiscono i loro difetti tra storie di libri mai letti. Ora che ormai nessuno mi toglierà, da questa idea perversa sparirei, la incanterei. Se dicesse a me non mi ingannerai, coi giochi tuoi vecchi trucchi ormai. Tradiscono i loro difetti tra storie di libri mai letti. I'll be there for you, my love. 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 I'll be there for you. Grazie a tutti. Grazie alla band. Cristiano Saleri e Gianluca Zubani. Grazie a tutti. A voi. Bene. Tutto a posto? Ogni tanto lo chiedo. Intanto è arrivato anche il sindaco. Buonasera sindaco, benvenuto. No, è per no, frustate poi per il sindaco per il ritardo, ovviamente. Scherzo, ovviamente. Allora, no, io ho visto una persona, ma vabbè, dopo, dopo la salutiamo. Intanto presentiamo l'ottava concorrente, studi di canto, di chitarra, di hip hop, moltissimi concorsi e numerosi successi. Finalista al Festival di Castrocaro nel 2013, in diretta su Rai 1. Esibizione nell'ambito del programma Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. Il 15 di settembre di quest'anno ha aperto il concerto di Alexia. Arriva da Pisa, si chiama Paola Bivona. Buonasera. Buonasera Paola. Allora, è opera tua o di Trucco Parrucco? Trucco e Parrucco hanno fatto una cosa spettacolare. Poi li salutiamo, sono di sotto che hanno operato, poi li salutiamo per bene. E li menzioniamo proprio nei dovuti modi. Intanto tu ci canti un pezzo di Alfonso Moscato che si intitola La vita normale. Paola Bivona. Grazie. Scuro, gli occhiali da sole, lo troverà in piedi quel morto di fame, in un'ora di fila nel retro dei supermercati, in un giorno di vita normale. Aspettato, ti viene a cercare.
Grazie. Grazie a tutta la band. Grazie mille. Paola Vivona, grazie. Grazie anche a te di essere stata con noi al BMF 2013. Io non ho più avuto modo di interagire con la nostra giuria, ma mi piacerebbe anche sentire, a questo punto siamo quasi, quasi alla fine di quello che è il concorso BMF 2013, qual è l'atmosfera che si vive da quelle parti, le opinioni, i pensieri? Maddalena, ci sei? Eccola. Stiamo cercando di accendere il microfono, l'abbiamo fatto fare all'esperto DJ Fulvio Marini. Che non ce la fa, no, ce l'ha fatta. Volevo far parlare ovviamente il presidente di giuria, Gianni. No, è bellissimo, ciao carissimo, buonasera a tutti e soprattutto complimenti a tutti, anche voi in sala che applaudite, siete magnifici. È una serata di grande livello, lasciatemelo dire. Sapevo di Brescia che c'è il livello musicale, che c'è sempre stata attenzione, che vengono qui da qui tanti talenti e mi fa piacere vedere lavorare voi in questa realtà locale così bene che sembrate più bravi dei nazionali. E la cosa buona è il gruppo straordinario, davvero splendidi, per cui ottimo lavoro tutti, bellissimo sotto tutti i punti di vista. E per la finalità mi inchino perché io collaboro con l'AIL e faccio i complimenti a tutti quelli che lavorano per farci stare meglio. Grazie a tutti, mi sto divertendo un sacco. Grazie a te Gianni, grazie per averci onorati della tua presenza. Poi ti dico, sentire la tua voce è sempre per me un colpo al cuore perché io sentivo la tua voce già quando presentavi Disco Ring, stavo davanti con la Coca-Cola e le patatine e i popcorn nel 1930. Quindi io sono del 22. No, mi ricordo. No, nel senso che no, però è passato tanto tempo. Mi fa piacere, mi fa piacere. Un tempo alle voci e anche alla radio ci si badava un pochettino, adesso un po' meno, però credo che anche nel canto come nella musica, quando si suona e quando si presenta bisogna essere professionali, perché sennò la gente non ci segue più, no? Grazie Gianni, grazie, grazie davvero. Io ho tenuto il microfono a Gianni De Berardinis, ecco. Fantastico, lo metteremo nel tuo curriculum. Allora, no, dicevo, perché poi io guardo tra il pubblico, vi vedo, non pensiate che io non riconosca le persone, perché molti li conosco, e qui in prima fila sono essere più vicini, quindi vi vedo meglio. Ed ho notato, prima, devo dire la verità, ho notato prima tuo padre, perché te sei un po' più minuta, non t'avevo vista, e poi ho detto, ma di fianco, ma è lei. Lei è stata agli On Visit di X Factor, arrivando tra i 24 finalisti, tu eri a Dublino insieme con Roberta, e Chiara Grispo. Ciao, benvenuto, no, sono veramente contento che tu sia qui. E ne approfitto, diamo un microfono, ne approfitto per scambiare due chiacchiere anche con te. Piccola esperienza, cioè piccola grande esperienza, anche perché tu sei giovanissima, hai 16 anni. Sì, ho 16 anni. Ecco, e quindi X Factor a 16 anni è qualcosa di veramente grande, giusto? Sì, è stata un'esperienza fantastica e alla mia età è stata una soddisfazione grandissima arrivare lì. È stata anche una grande crescita, ho conosciuto molte persone tipo Roberta, Alan che ho rivisto, è stato bellissimo. A me viene in mente una cosa adesso. Cioè, è pericoloso, ragazzi. Dunque, vabbè, fatto io, dai, faccio, lo so più o meno. Cos'è? Okay. Mi seguite? Ma che cos'è? No, perché qua mi chiedono di fare i pezzi, no. Ci proviamo, ci siete? La tecnologia ci aiuta, aspetta che lo cerchiamo, perché credo che internet eccetera. Riaccendo anch'io il microfono. Allora, canta anche lui. Abbiamo la possibilità. Canta anche lui. No, io non canto. Si sorpresa. No, ne approfittiamo, no? Ne approfittiamo. Non so cosa uscirà, però siccome io tra l'altro devo anche dirlo, t'ho vista su YouTube perché c'è un bellissimo video di questo
di questo pezzo di Jesse J che si chiama Price Tag. Me ne sono innamorato, così come mezzo innamorato artisticamente sono anche di te, perché avrete modo di sentire tra poco di cosa è capace. E allora ne approfittiamo. Che dite? Tu l'hai trovato il testo? Io il testo ce l'ho, non so. Tonalità, mi chiedi troppo. Tonalità? Va bene, fa migliore. Con Price Tag c'è con noi Chiara Grispol, BMF. Grazie mille. Ok. Yeah. Seems like everybody's got a price. I wanna head us deep at night. When I say come first and the truth on second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a chase on your eye, got a kiss so hot that you can't even ever get time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can't you feel that shit? We pay, we love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about a price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about a price tag. We need to take it back in time. Where music makes it so unite. And there was the low blows and the videos. And the only one getting tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. And we all slow down and enjoy right now. Guarantee you we fit it on right. Everybody look to the left, yeah. Everybody look to the right. Can't you feel that shit? Ammettetelo che ogni tanto c'ho delle buone idee. Chiara Grispo al BMF, straordinaria. Grazie mille. In bocca al lupo a tutti i concorrenti. Grazie. Grazie Tony. Ciao. Allora, ci siamo fatti anche questa cosa extra questa sera. Grazie di cuore davvero. Adesso possiamo anche continuare, ma c'è un momento veramente molto importante a questo punto, perché siamo pronti per parlare di questa straordinaria associazione che è l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mieloma. E lo facciamo insieme al presidente di AIL Brescia, il dottor Giuseppe Navoni. Ciao Beppe, bentornato su questo palcoscenico che ti ospita e vi ospita, te e tutti quelli che fanno parte di questa associazione, molto molto volentieri. Siamo qui per parlare
sì di quanto è stato fatto, perché è stato fatto molto con questo nuovo centro di ricerca che è stato aperto all'interno degli ospedali civili di Brescia, e ci sono delle cose in evoluzione, insomma si sta ingranando tutto il meccanismo per farlo funzionare per il meglio, ma anche dei progetti futuri. Quindi dici un po', raccontaci un po' di tutto sì. quello che sta succedendo e di tutto quello che potrà succedere. Esatto, sapete che a giugno abbiamo inaugurato questo centro di ricerca perché volevamo, oltre all'assistenza, che è uno degli aspetti fondamentali per la cura di queste malattie ematologiche, leucemia, linfomi e mieloma, ma anche coniugare uno sforzo ulteriore nella ricerca, perché lì è la via per portare a guarigione gli ammalati. E quindi abbiamo messo insieme tutte le eccellenze dell'ospedale civile, dell'Università di Brescia e dell'ospedale dei bambini. E ci siamo accorti che unendo queste professionalità si poteva curare non solo i nostri malati ematologici, ma anche gli altri malati di tumore, di altri tumori, di tumori solidi. E non solo. Con la creazione delle cell factory per la terapia degenerativa cellulare per le cellule staminali, noi potremo in un prossimo futuro, proprio nei nostri laboratori, curare anche altre malattie cardiache, degenerative del cervello, la sclerosi multipla, tante altre realtà. Quindi, partendo dalle malattie ematologiche, si riesce veramente a venire incontro anche a tanti altri malati. E tutto questo è avvenuto grazie a un piccolo grande miracolo che è dato dalle stelle di Natale, dalle uova di Pasqua, da queste piccoli gesti fatti da tantissimi cittadini della nostra provincia, perché tutto il ricavato viene poi riversato sui nostri ospedali, sui nostri ammalati. E questo miracolo è avvenuto grazie a questi gadget, a queste stelle di Natale, grazie ai volontari dell'AIL e grazie a persone con un cuore grande, come sono tutti i cittadini della nostra provincia, come siete voi anche stasera. E non è finita qui, perché bisogna coniugare sì la ricerca, ma vi dicevo anche l'assistenza. Noi abbiamo già delle case di accoglienza, le case AIL Arcobaleno, però non sono abbastanza, gli ammalati sono tanti. Tanti perché aumentano le patologie, tante perché fortunatamente sopravvivono gli ammalati, quindi possono continuare a vivere, ma devono sottoporsi a controlli periodici. E in più è diventato Brescia un centro di attrazione, essendo d'eccellenza, anche da altre città e da altri stati. Per cui non bastano mai gli spazi, sia all'interno dell'ospedale ma anche nell'accoglienza. Per cui una buona parte del ricavato delle stelle di Natale di quest'anno e delle prossime uova di Pasqua 2014 saranno destinati proprio all'allargamento e all'ampliamento delle case dell'Arcobaleno. Quindi tutti insieme, veramente con persone di grande cuore, si riescono a fare questi miracoli. E questa sera, anche la serata di stasera, che è stupenda come sempre d'altronde, orchestrata magistralmente da Tony Biemi e da Ruggero Tavelli, che hanno un cuore grandissimo e meritano un grande applauso. L'AIL Brescia li vuole ricordare, quindi grazie. Se venite, Ciani e Lacmini. Io lo giro tutto a Ruggero. Vorrei qua Ruggero Tavelli, anche se è possibile, perché è un altro di quelle persone di cuore straordinario. Insieme a Ruggero tutti, c'è. Ma solo c'è Ruggero. C'è. C'è perché è sempre lì che mi assiste. Dietro, eccolo qua. Vorrei anche. Ok? Vieni. Ecco, queste due persone straordinarie, amici, veramente riescono a fare da grandi professionisti questi spettacoli che sono unici e straordinari, un vero miracolo tutto nel miracolo, cuore. Hanno un cuore grandissimo, grazie a loro, ancora un grande applauso a loro e una stella di Natale grande come siete grandi voi. Sono per noi questi. Sono per voi, grazie. Loro le stelle. 4 stelle sono arrivate, eh? 4 stelle. Grazie. Buono. Grazie. Grazie fratello. Grazie. Beppe, te ne vai? Grazie. Io la metto qui la mia. La lascio qua, in bella vista. Giusto perché anche voi possiate ricordare che esistono. Così grandi non so se sono, non credo, là di fuori ce ne siano di così grandi, però ne esistono di queste. Costano 12 euro e faranno sì che tutto quello che ci ha raccontato Beppe in questi pochi minuti, pochi ma importantissimi, densissimi di grandi propositi ci ha raccontato, questi progetti, dicevo, possano realizzarsi, insomma la storia dell'AIL, che è garanzia, tra altre cose questo devo dire, è garanzia sempre del fatto che noi
insomma, quando si spendono dei soldi per le stelle di Natale o si facciano delle offerte, i soldi si sa dove vanno, come vengono spesi, con tutto trasparente, tutto veramente trasparente, dicevo, faranno sì che tutto questo, insomma, mi sono un po' impappinato, se non sapete che dire. Va bene? Allora, mamma mia, adesso ci sono tutti questi microfoni, non vi preoccupate. Forse sì, forse no, non lo so, direte voi. Credo di no, assolutamente. Perché abbiamo delle ragazze che arrivano veramente da molto lontano, si sono fatte un sacco di chilometri per arrivare qui, quindi le ringraziamo. E sono arrivate in finale, nascono da una sperimentazione vocale iniziata nel 2010, nel 2012 sono finaliste all'edizione radiofonica del premio Mia Martini, nell'estate del 2013 affrontano la loro prima tournée estiva. Attualmente continuano a studiare con Camilla Cuparo, che si dedica anche della scrittura degli inediti. Da Crotone, Souls Singers. B. F. 5, tutte in una volta. Chi è la portavoce? Chi parla di voi? O parlate tutte contemporaneamente? Allora, un pezzo che è scritto da Camilla Cuparo. Cuparo. E c'è sempre questa cosa dell'accento. Molinari, tutte queste robe qui. Il pezzo si intitola? Il profeta nella scatola nera. Di Camilla Cuparo. Sì. Cantano le Soul Singers. Sì. A voi. Grazie. Sa, prova, sa. Prova, sa. Questo bimbo che lo do, lo do all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Questo bimbo che lo do all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Entra nella mia scatola nera, nella dimensione in cui regna quel sottile filo che lega ragione ad instabilità. Ambra bacici cocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Oh, no.
Le Soul Singers. Beh, io l'applauso lo farei forte, comunque vada. Quanto dista Crotone da Brescia? 12, andiamo in tempo, non andiamo in chilometri. 15 ore di pullman vi siete fatte? Col pullman? No, una di aereo. Cioè, 15 di pullman e una di aereo? Tutte insieme? Va bene, grazie, comunque vada proprio per questo. Perché due volte sono venute alle audizioni e anche questa sera, ovviamente, per la finalissima. Ok, ora diamo il tempo ai nostri tecnici di sistemare la situazione per quanto riguarda il nostro palco, che adesso dovrà essere regalato all'ultima concorrente di questa serata. Prima dell'ultima concorrente vorrei ancora sapere, così, ma non so, qualche voce qua e là che si alza dal pubblico, mi piacerebbe sentirla. Come sta andando la serata? Vi state divertendo? Tutto a posto? Fiacchini. Sì. Cioè, siamo qui, però, insomma, dai. Un po' più forte me lo dite, va bene o no? Sì! Oh. Allora, adesso siamo pronti per presentare l'ultima delle 10 concorrenti di questa 8ª edizione del BMF. E grazie alla sua famiglia cresce in mezzo alla musica e a 12 anni inizia a studiare canto. Ama diversi generi musicali, rock, pop, jazz and R&B, diverse esperienze live sia come cantante singola che con musicisti. Aggiungo che è anche per lei un ritorno, ed è un ritorno dopo tanto tempo, perché lei addirittura, pensate, nella prima edizione del Botticino Music Festival, quando si chiamava Summer Festival, io so che qui c'è anche qualcuno che se le ha viste tutte, le edizioni del BMF, tutte 8, no, sono certo, lo so, nella prima edizione del 2006 lei si classificò terza, e mi ricordo che a quel tempo abitava a Botticino, adesso non so, ma abitava a Botticino, quindi torna assolutamente in casa, si chiama Kimmy. Buonasera a tutti, ciao. Terza alla prima edizione del Botticino Music Festival, hai passato un po' di tempo, insomma, molte cose si sono evolute e adesso sei qui con un pezzo di Emanuele Sciarra, esatto, che si intitola? Farfalle nello stomaco. Con noi c'è Kimmy. Grazie. Opla. Dottore, dottore, faccia in fretta, mi sento strana, mi sento strana. Sai, ho paura di innamorarmi quando sento le farfalle nello stomaco. Bevo l'insetticida con farmaco, non voglio perdere il controllo in questo stato. Idilliaco, non ho più dominio del mio battito cardiaco. Una piacevole sensazione che attraversa tutto il corpo. Mi sento euforica e vorrei strappare. Tornare normale.
preda agli spasmi di un maniaco. Forse è meglio che trovi antidoto. Hai mai pensato al motivo per cui le chiamano farfalle nello stomaco? Mi sembra un modo di dire un po' stupido. Sento le farfalle nello stomaco, bevo l'insetticida come un farmaco. Non voglio perdere il controllo in questo stato idilliaco. Non ho più il dominio e il mio battito cardiaco. Grazie, grazie mille. Kimmy, ciao Kimmy, grazie. Ciao. E con Kimmy si chiude il nostro concorso. Adesso ci sarà la parte che riguarda la nostra giuria, verranno ritirate le schede e insomma ci saranno tutte le valutazioni e tra non molto sapremo anche quale sarà il vincitore dell'ottava edizione del Botticino Music Festival. Insomma, poi chi vince qui e chi comunque calca questo palco generalmente riesce ad avere anche grandi risultati poi nel mondo musicale. Voglio fare un nome, per esempio, non so, la nostra Silvio Lari, che dopo aver vinto il BMF è stata finalista di Amici. Daniela Domaco, che dopo aver vinto il BMF ha vinto Italia's Got Talent, e anche molti altri, insomma. Anche Roberta, se non ha partecipato, comunque è stata protagonista molte volte sul palco di Botticino. A proposito di Botticino, adesso, prima di un momento che voi state credo aspettando con ansia, abbiamo il saluto del nostro sindaco, il dottor Mario Benetti, ed insieme a lui il presidente di un'associazione importantissima, che sono i Lions Club Brescia Leonessa 10 giornate, partner ufficiale del nostro evento, il dottor Alessandro Begni. Eccoli qua, venite qui con me, da questa parte. Allora, cominciamo dal sindaco. Ancora una volta ci ritroviamo qui in questo teatro che voi ci mettete sempre a disposizione per un altro spazio dedicato alla musica e dedicato soprattutto alla solidarietà. Di tutta la parte mia un sincero grazie a chi ha organizzato. Un attimo, perché il microfono sembra... Controlliamo il microfono del sindaco. Lo lascio a te, che sei tecnicamente... Beh, lasciamogli l'altro se non funziona. Io non ho gelati quest'anno, ho scelto il cornetto proprio perché non volevo avere incombenze di questo tipo. Ecco, adesso funziona, quindi prego. Da parte mia un doveroso grazie a chi ha pensato... Non continui a venire dietro adesso, io devo finire. No, stai tranquillo. Di chi ha pensato di portare ancora una volta a Botticino questa esperienza, questa serata. Una serata importante, grazie a te Tony e a Ruggero, ma a tutto lo staff e chi vi circonda. Il fatto di abbinare una serata di musica all'AIL credo che sia una parte importantissima. Si entra in quelli che sono i valori e l'essenza della vita. Da un lato abbiamo la musica, che è gioia, che è vita, che aiuta a vivere felicemente le giornate, che fa pensare e fa sognare, dall'altra abbiamo la problematica della malattia. L'abbinamento delle due cose fa sì che sia un connubio fondamentale per vivere serenamente la vita, anche per chi si trova in difficoltà. Credo che questo sia veramente un momento fondamentale. Sapersi fermare in questo momento di gioia, il pensiero va a chi in questo momento ha problematiche. E appunto, come dicevo prima, entriamo in quei valori che sono fondamentali nella vita, e oltre a questo abbiamo altre. Io vengo
e scuso per il ritardo, ma ero con un gruppo degli alpini, i quali parlavano anche loro della loro esperienza, gli alpini. Soprattutto anche loro scuola Nikolaevka, la scuola bresciana dei spastici. In questo senso vedete che in ogni attività c'è sempre un pensiero giusto di crescita di qualcosa di importante nei confronti di chi nella vita ha dei problemi, da parte di chi in questo momento si trova in un momento di tranquillità e di serenità. Credo che questo vostro lavoro sia fondamentale da parte nostra, mettere a disposizione il teatro Centro Lucia sia il minimo che possiamo fare. Perché, allora facciamo di più l'anno prossimo. Perché i valori che mettete in campo sono molto alti. In questo senso a tutti voi grazie, e proprio nello spirito, nei valori che sono di queste persone, nello spirito della Mattia e in quel che io ritengo l'essenza della vita, in serate come questa che dico che sono nella catena della vita, sono degli anelli importanti, e con questo spirito che vi auguro a tutti un buon Natale. Grazie, grazie signor Sindaco. Ora c'è un messaggio importante anche da parte dei Lions. Lions, un'associazione molto vicina sempre a realtà bisognose, quindi grazie al presidente di Lions Club Brescia Leonessa 10 giornate, Alessandro Begni, ci parli della sua associazione. Buonasera, sono qui appunto in qualità di presidente e rappresento il Lions Club Brescia Leonessa 10 giornate. A nome di tutti i soci del mio club qui presenti, che saluto e ringrazio con forte sostegno per il progetto, sono a esprimere l'orgoglio e la gioia di essere per il secondo anno consecutivo partner di Play One Radio dell'evento, di perseverare anche con loro nel realizzare lo scopo della nostra associazione, ovvero quello di permettere ai volontari di servire la propria comunità. Soddisfare i bisogni umanitari, soprattutto in questo periodo caratterizzato di congiuntura economica e sociale e di valori, la grave congiuntura economica. Vorrei spendere brevemente due parole su di noi, per tutti coloro che forse non ci conoscono. Il Lions è un nome della più antica delle associazioni benefiche, che dal 1917 è l'associazione di servizio più grande al mondo. Lions è acronimo inglese delle parole Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Tradotto liberamente significa: con la libertà e con la sicurezza, cioè la comprensione dei popoli, si crea la sicurezza della propria nazione. L'emblema è costituito da una lettera L d'oro inscritta in un'area circolare blu con due teste di leone, rivolte una a destra e una a sinistra, a simboleggiare la fierezza di quanto fatto in passato e la fiducia verso il futuro. Il nome del nostro club, Brescia Leonessa 10 giornate, infine è un omaggio ai patrioti bresciani nel ricordo delle 10 giornate del 1849. Stasera, come nel passato, nello spirito di servizio, siamo pertanto fieri di offrire con cuore il nostro impegno volontario e disinteressato, incoraggiando i giovani nella sfida con la vita, operando nel nostro territorio in solido con AIL e il suo presidente Giuseppe Navoni e tutti i suoi collaboratori. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Brescia Leonessa 10 giornate. Grazie, grazie a entrambi, grazie, grazie di cuore ai Lions. Bene, adesso potete andare. La serata. E che mi aspettate? No, c'è un altro ospite. La storia dei suoi successi parte dal 1990, quando trionfa nella sezione giovani del Festival di Sanremo, a cui segue il suo primo disco. Oltre 700.000 le copie vendute. L'anno successivo torna a Sanremo e si piazza al terzo posto con Perché lo fai, il singolo più venduto in assoluto in Italia e in Francia nel 1991. L'album che lo contiene si chiama Malinconia, con esso vince il Festival Bar e supera il 1,5 milioni di copie vendute in Europa. Nel 1993 arriva l'album T'innamorerai, che supera in Europa il 1 milione di copie. Nel gennaio del 1995 pubblica Il cielo della Vergine. L'album esce in Italia, Svizzera, Belgio, Olanda, Germania in lingua italiana e in versione spagnola per Spagna ed America Latina, restando nei primi posti delle classifiche per oltre 6 mesi. Poi ancora Sanremo nel 2000 con Raccontami di te, ma è a marzo del 2004 che arriva
un nuovo grande successo, L'Uomo Volante, che a Sanremo trionfa al televoto, vince il premio miglior testo e anche quello assegnato dalla stampa radio e TV private. Il 2006 lo vede impegnato in un nuovo progetto inedito con Umberto Tozzi. Lo scorso anno ha realizzato due tour, il primo spettacolare ed intimo nei più importanti teatri italiani ed il secondo con una produzione più rock in giro per l'Italia. Tra pochissimo sul palco del BMF saranno rappresentati 23 anni di carriera e di vita spesa per la musica. Pubblico del BMF c'è Marco Masini. Più nel lotto e soddisfatto io ti vorrei, mentre accarezzo il gatto io ti vorrei, quando la notte spegne tutto è distrutto, io mi butto in questi sogni miei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei anche se fossi un gay. Ti vorrei, ti vorrei, non lo senti quanto ti vorrei. Ti vorrei perché spesso ho paura di me, nel riflesso di un abito senza te, perché sei quel che sei, ma lo stesso vorrei. Ti vorrei perché il mondo non ha pietà, perché intorno c'è odio e banalità, e gli amici non bastano mai, e neanche lei. Ti vorrei, questa grande noia io ti vorrei, prima che il sogno muoia io ti vorrei, anche per una volta sola la mia vela che si svela dentro gli occhi tuoi. Ti vorrei, ti vorrei, e anche l'anima mi venderei. Ti vorrei, vorrei, non lo senti quanto ti vorrei. Ti vorrei perché ho un gran bisogno di te, della voglia di vivere che non c'è, perché sei quel che sei, ma lo sai che vorrei. Ti vorrei perché il cuore non ce la fa, tra le stelle e il rumore della città, e gli amori non bastano mai, mentre ti vorrei, ti vorrei. Non lo senti quanto ti vorrei, non lo senti quanto ti vorrei. Grazie.
ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento, e per questo amore figlio di un'estate ci vorrebbe il sale per guarire le ferite dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora giuro ci vorrebbe il mare. Vorrebbe un mare dove naufragare come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora amore mio con te. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore, il mare di questo mondo da rifare. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare. Grazie. Prima di far entrare i ragazzi del gruppo voglio dedicare un momento a una scena, un momento a coloro che hanno molto meno di noi nella vita ma ci regalano sempre tanta felicità e tanti sorrisi. Cieco fermo sul bordo del marciapiede aspetta che qualcuno se ne accorga, rallenti la sua fretta
e intanto resta immobile, lo sguardo spento e fisso, come se fosse in bilico su di un profondo abisso. Il cieco fermo ascolta, e sopra il viso impassibile di un tratto è una smorfia, una pena invisibile. E la smorfia lentamente dentro il viso si ricuce. Ed ecco all'improvviso s'arresta una ragazza, il cieco fa un sorriso e timido ringrazia lei, certamente bella, lo sente dall'odore. E nel buio si accende una stella e un vento soffia in cuore. Lui cerca la sua mano, lei se la fa trovare, e allora parte piano e lui si lascia andare. E saltano l'abisso senza precipitare, i due con lieve e passo che sembra di volare. Poi dolcemente atterrano sull'altro marciapiede il cieco e la ragazza. Dopo quel volo breve lei dalla luce lancia un saluto luminoso, dal buio lui risponde timido e confuso. Vorrebbe dirle aspetta, angelo profumato, non te ne andare resta, riposa il cuore e il fiato, ma sente che la mano allenta la sua stretta e nel buio si spegne la stella. Vorrebbe dirle aspetta, ma c'è troppa confusione, l'odore si allontana e il cieco col bastone prosegue la sua strada buia, dondolando un po', felice per quel niente, come un dolcissimo sciarlo. Grazie. Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita, scoprendo dentro di me, con il senno di poi, che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi in noi, allo stadio, in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Un cielo d'agosto che fa da cornice, un sole nascosto che nasce da dentro e disegna il confine della tua libertà, del suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante,
nasconderti mai. Dietro a rimproveri miei. E se tu fossi qui, innamorarmi di lei e parlarti così, come infatti già faccio, anche se non mi ascolterai. Però saresti il mio unico orgoglio, la rondine che torna da sé. Un mondo diverso che ha fatto la pace con la sua crudeltà, quel giusto rimorso che nasce sbagliando e conferma la forza di ogni fragilità. L'anarchico istinto di un cuore migrante, le ali di un uomo volante, per arrivare più su. Se tu non verrai, saprà nel cuore chi sei, io questo spero e vorrei. Grazie. Grazie. Se non di me, stare ferma lì e succederà da sé, della libertà degli amici tuoi, te ne fregherai quando. Sarà bello da guardare come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura scacciandosi blue jeans. Sarà grande come il mare, sarà forte come un dio. Sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Bastardo che mi dirà bugie per portarti via da me. Chi ti difenderà dal buio della notte, da questa vita che non certo non di me, in profondità
sola contro tutti, perché io non ci sarò. Quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no, un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi. Ti innamorerai, ma non sarò io con te. Ti innamorerai quando sarà tardi ormai, e il cielo piange. Grazie di cuore, tornate in Serie A. Come pensi di andare? Via Firenze. No, ti diamo la targa, dai. Vieni qua. Marco Masini al BMF 2013. L'occhio lucido, eh? L'occhio lucido. Sono molto composto. Marco Masini, grazie innanzitutto di essere qui. Straordinario artista e straordinario uomo, devo dirvi, perché beh, io ho avuto modo di conoscerlo poco, nel senso ci siamo incontrati per la prima volta oggi, però so di come ti muovi, di come ti poni con le persone, piacere Tony. No, sai cosa abbiamo in comune io e te? Una cosa. No, non tifo per la Fiorentina, non tifo per la Viola, però mi è simpatica. Adesso mi tirerò contro le ire di molti, però tutto quello che è contro le Juve io, capito? No. No, vabbè, dai, sono sportivo, adesso non c'è, adesso era una battuta questa. No, abbiamo più o meno la stessa età. Io sono più giovane di 2 mesi, poco. No, seriamente adesso. Parliamo di quel che abbiamo visto in questi 50 anni. C'è di peggio. Sì, di molto. Dietro nell'acquario c'è di peggio. Cosa abbiamo visto in questi 50 anni? Cosa hai visto? Cosa ti è piaciuto di questo? Ma così, buttata una domanda così, buttata lì. Cosa ti è piaciuto? Cosa ti piacerebbe cambiare di tutto quel che c'è stato e ci potrebbe essere di meglio in questo mondo? No. Mezzanotte. Devi tornare a Firenze, io cambierei discorso. Io ringrazio veramente tutti quanti, auguro a tutti i ragazzi del gruppo di migliorare fisicamente, ma soprattutto ai ragazzi del concorso ovviamente di arrivare sempre più in alto, perché chi è giovane oggi ha diritto al sogno e alla speranza, quindi spero veramente che la musica italiana si affermi grazie ai nostri giovani che stanno venendo su adesso. E questo contiene già cosa si vorrebbe cambiare in molte cose, parlando di musica, no? Bene, allora, una targa per Marco Masini, oltre a questo libro, che si intitola Ho sognato un mondo senza cancro, ed è un libro scritto dal professor Mandelli. Come tu sai, questa serata è benefica a favore di Aile, questa targa che ti porta Stefania, e per ricordarti di essere stato qui questa sera con noi, ce lo ricorderemo noi sicuramente per lungo tempo. Che te devo dire? Buona serata, grazie mille. Grazie.
Grazie Marco, grazie. Grazie. Tornate in Serie A. Marco Masini. Bene. Allora, ecco. Che fai? Non vai a Firenze? Ancora! No. Vi ho lasciato il microfono perché non uso rubare gli strumenti altrui. Non è tua abitudine, non è tua consuetudine. Allora, tra poco avremo i risultati. Intanto magari vediamo di metterci in una posizione che consenta ai nostri tecnici di liberare il palco e io approfitto di questo spazio per i ringraziamenti. Ringraziamenti innanzitutto alla giuria che questa sera è stata con noi ed ha fatto un lavoro veramente straordinario. Allora, per il patrocinio ringraziamo il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia, oltre ovviamente al Comune di Botticino. Per la collaborazione importante e fondamentale ringraziamo AIL, il presidente Giuseppe Navoni e tutti i volontari di questa straordinaria, non smetterò mai di dirlo, associazione. Grazie a Makeway Studios, a Davvero Comunicazione, a Chromo Music, a Music Association, a Qui Brescia, a DZ Management, a Cavalli Strumenti Musicali, al Seconda Classe, a Teletutto e Radio Brescia 7, media partner dell'evento che, ricordo, andrà in onda con una sintesi ampissima di 2 ore sabato 28 dicembre a partire dalle ore 21, quindi una prima serata di sabato per questo BMF 2013. Ringrazio anche il team Air Stylist, Marco, Beppe, Gastone della spiaggia Spa, che giù hanno fatto un bellissimo lavoro mettendosi a disposizione dei nostri artisti con trucco e parrucco, i tecnici Alessandro Bui, Claudio Naoni, Fabrizio Ballini e ai loro collaboratori. Ringrazio ovviamente Michele Boniotti ed Alex Cerqui, i collaboratori più stretti Massimo Ferrarini in modo particolare e per le riprese video e per le grafiche web, e poi anche Noemi Marcandelli. Ringrazio anche Matteo Lagioia, che non vedevo da un po' e l'ho visto girare qua sotto con la telecamera, Battista Lazzarini per la fotografia, Maddalena Damini e Alessandro Siani. Ringrazio tutti gli amici che hanno dato una grossa mano anche alla realizzazione di questa serata dietro le quinte: Davide Orlandi, Laura Casali, Roberto Colombi, Claudio Zucchini e tutti i ragazzi della sicurezza, Silvia Silistrini che si è ammalata proprio oggi, Stefania Nadalini, Gloria Ricci, Ilaria Tavelli, Matteo Prati, Chiara Biemmi, Imma, Viviana Comini, Beatrice Francesco, Andrea Quarenghi, Stefano Peron, Erminia e Mirella Boifava e tutti i collaboratori, se ho dimenticato qualcuno, del BMF. Di sponsor istituzionali: Fondazione Lonati, Brescia, Fragi, Botticino, McDonald's, Rezzato, Bar Arcobaleno, Botticino, Prima Luna, Botticino. Partner ufficiale di questa manifestazione, un grazie ancora a Lions Club Brescia Leonessa, 10 giornate, da 63 anni vicini a chi soffre. Grazie a questa straordinaria, incredibile band, a cui riserverei ancora un grosso applauso. C'è Gianni qua dietro, Gianni De Berardinis. Vieni qui con me, Gianni. Ci sei? Eccolo. Benvenuto. Grazie. Abbiamo un microfono per Gianni? Guarda. Che meraviglia, bellissima serata. Ecco, ti microfono immediatamente. Bella serata. Io sono la chitarra, ho seguito loro due sono i chitarristi. Lui è uno, no? E mi sono divertito un sacco, bravissimi, proprio tutti bravi, i tastieristi, i suoni, insomma, ragazzi, se mi invitate un'altra, anche se non faccio il presidente della giuria, ci torno perché mi piace il clima. Io trovo che in mezzo a queste cose qui, non per fare retorica, ma per scoprire persone, per capire le finalità, per capire dove si va a parare, ci vuole un buon clima, e questo è un clima di lavoro. Loro hanno costruito una cosa importante in un ottimo clima di lavoro, che serve anche alla ricerca, serve anche
alle persone che si prodigano per farci stare meglio. Quindi io spero che in Italia, in generale, rispondo a quello che non ti ha detto Masini, ci sia un buon clima in generale. Ottimo. Per lavorare tutti meglio e di più a favore di qualcuno. Perché il buon clima alimenta, aiuta e dà degli input per continuare più di quando non ci sia un buon clima, quando uno è deluso, si siede, insomma, l'entusiasmo. Sì. Il clima porta entusiasmo e porta voglia di fare, di creare. Anche voglia di costruire. E quindi di scoprire artisti nuovi, cantanti nuovi. Gianni, io, tu sai, te l'ho già detto quando ci siamo scritti, sentiti, insomma, la stima che insomma, da tanti anni ho per te ed è stato veramente un onore. Il mio piacere, soprattutto anche avere perché, qui, con me nonostante tutto, anch'io conservo una grande passione, mi piace aiutare la gente che ne ha e spero di andare avanti ancora con passione in questo lavoro che adesso è particolarmente difficile. Però se si fa bene è sempre un bellissimo lavoro. Complimenti a tutti voi anche. Grazie Gianni, grazie di cuore. Grazie. Ci siamo, adesso arriva l'uomo dei verdetti, quello che tutti gli anni arriva con la busta, che non è la classica busta bustarella intesa come, sai, qui siamo in Italia, c'è questo clima. Insomma, no, arriva con la busta contenente i risultati, il verdetto finale di questo BMF. Lui non è solamente, ci mancherebbe altro, l'uomo che porta la busta, ma è un pilastro fondamentale di questo festival, è il mio amico fraterno Ruggero Tavelli. Allora, Rugge, come amiamo chiamarti noi, che abbiamo così instaurato un rapporto di confidenza, grazie per la concessione di questa confidenza. Pilastri, sì. Va bene, allora che si fa? Dove si va? Si va a Firenze con Masini? Beh, sì. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi. Grazie per aver portato questa sera una carica. Ne avevamo bisogno. Perché ultimamente sì. Abbiamo perso un po' di energie. Sì, cinque mesi di energie che però sono ripagate. Questo mi preoccupa, se stai pensando. La discesa del telo la facciamo un po' più veloce. Parla con. Guarda, c'è qui il sindaco. C'è. Okay. Allora, un applauso. Ce l'hai, scusate, la bustina? Un applauso a Tony Bieni. Sì. Lui no, è grazie, no. Un uomo. Sono un uomo, grazie. C'ho le buste. Hai le buste. Sono attrezzato. Iniziamo, iniziamo dal premio per il miglior testo, che tu non hai, perché sì. Io però sono informato, tu hai primo, secondo e terzo classificato, per il resto invece so io. Andiamo? Dai, ci siamo. Premio per il miglior testo alle South Singers con il profeta bravissime. Nella scatola nera. Bravo. Chiamiamole le ragazze. E chissà mai ci fosse anche l'autrice in sala, visto che poi questo è il premio per il miglior testo, sarebbe bellissimo. Questo, cioè, questo dimostra che noi non abbiamo avvisato, nel senso che è tutto improvvisato, visto che le ragazze non sono pronte perché stanno comunicando a loro proprio in questo momento, si sentono i rumori proprio di fondo, le ureu, stanno salendo le scale, fatelo piano, mi raccomando, che tanto le noi vado a cogliere. Ci si ha tempo. Prego ragazze. Allora, eccole, le Soul Singers. Mi chiedevo, per caso, da Crotone, vi siete portate anche l'autrice? Sì? No, vabbè, peccato, non c'è nessun problema. Tanto perché ci è mancata tantissimo. La signora Cuparo. Sì, purtroppo non è potuta venire. Comunque, ve ne andate. Salutiamo. Con questo premio. Mandiamo un grande bacio e un grande abbraccio. A questa grande autrice che vi supporta in questa vostra avventura. E questa vostra sperimentazione vocale. Allora, il premio lo porta Stefania, il premio per il miglior testo, e lo consegna a Carlo, eccolo lì, Carlo Rizzioli, perfetto. Carlo Rizzioli, un
grande autore emergente, abbiamo detto prima, lui per gli, scrive per gli Stadio, per Emma Marrone, ha scritto anche ultimamente, sei venuto a registrare anche a Brescia insieme con Marco Carta, autore del testo della hit di Eros Ramazzotti Fino all'estasi, e quindi Carlo consegna il premio per il miglior testo. Bene, grazie Carlo, grazie per tutto. Ragazze, grazie. Vi lasciamo, vi salutiamo e andiamo con un altro premio, che è il premio Radio TV Teletutto Brescia 7. Il premio lo porta Maddalena Damini. Facciamo entrare prima il direttore. Il direttore, e poi facciamo entrare la vincitrice di questo premio. Maddalena Damini, eccola qua. Vieni, vieni, vieni. Vuoi lo stacco? Vuoi il jingle di presentazione? Ce l'abbiamo un microfono per Maddalena Ruggero? Grazie. No, stavo dicendo che le ragazze dietro facevano confusione, non avevo sentito bene. Scusa, o mio generale, scusa umilmente, non ho colto subito il tuo richiamo. Non ti ho detto nulla, direttore. Chiedo io umilmente scusa. Allora, direttore, visto così le do la possibilità di fare un po' anche il suo mestiere, e quindi le chiedo di poter annunciare, proprio con la sua straordinaria voce, che stasera non ho, ma non importa, chi è il vincitore del premio Radio TV Brescia 7 Teletutto. Premetto che è stato molto difficile, perché c'era materiale fra cui scegliere, però noi abbiamo deciso di premiare una ragazza per segnarle un po' la strada, e quindi noi assegniamo il premio a Mary. Mary, brano più radiofonico del BMF 2013. Vediamo se Mary arriva, perché la situazione è proprio questa, ragazzi, quella che loro, eccola. Mary, premio Radio TV, questo significa non solamente questa targa, ma anche, adesso ti metterei d'accordo con Maddalena, intervista e programmazione. Intervista su Brescia 7. E programmazione del pezzo e via discorrendo. Brava. Vai, pure, sei libera. Vattene con un applauso, grazie Maddi. Bacio. E cominciamo a buttare via i pezzi. Via. Questo via. Questo via, cominciamo dalla terza. Ci siamo. Esatto. O dal terzo, che non so. Allora, vediamo. Apro. Yes. Poi mostra anche a me. Sbirciamo. Donna. Allora, donna. Consegna il premio per Cromo Music Valerio Gaffurini. Andiamo in questo senso ormai. Facciamo entrare prima sì. I premianti e poi i premiati. Valerio c'è? Guarda Valerio, prendi la strada più breve e passa dal barbiere prima. Ciao grande. Cromo Music, Valerio Gaffurini si occuperà attraverso questa etichetta virtuale di pubblicare. Guarda che non sei tu il premiato, ce lo prendi come... Allora, attraverso questa etichetta virtuale pubblicherà su tutti i più importanti store digitali. Il brano vincitore, anzi no, il brano che andranno a incidere poi ai Megway Studios, che non è necessariamente il brano vincitore di questa sera. Allora, terza classificata al BMF 2013, Annalisa Zanelli. Mettiti di qua. Annalisa Zanelli. Aspettiamo l'arrivo anche di Annalisa, che ovviamente deve avere il tempo di salire le scale, perché non è che possiamo mettere tutti i concorrenti lì lungo le scale e dire se tocca a voi entrate, no, ci aspettano siamo. Di sotto. Annalisa è con noi. E Annalisa è con noi. Seconda classificata al BMF 2013,
Contenta? Contentissima. Contentissima. Scusa, terza. Se adesso io ho fretta. Terza classificata, vabbè, una bella soddisfazione, dai. Sì, sono felicissima, è la prima esperienza, è un colpaccio. Bene, Annalisa Zanelli. Oh, siamo alla seconda posizione di questa complicatissima premiazione del BMF 2013. Anche in questo caso mi dicono donna. Seconda classificata, credo sia un bel colpaccio anche per lei, eh? Un grande ritorno al BMF, terza nel 2006, seconda questa sera c'è Kimmy! David Bonato, vieni, vieni David, vieni, vieni, vieni. David Bonato di Davvero Comunicazione premierà Kimmy, ciao, benvenuto, grazie. Un grande promoter, un grande diffusore di comunicazione nel campo della musica. Ecco Kimmy, seconda al BMF 2013. Eccola qua. Salutemi anche l'autore, eh? Salutemi anche Emanuele, autore di questo brano. Bene, un bel applauso per salutare Kimmy, seconda al BMF. Grazie, grazie anche a te. Grazie David, grazie per tutto. Ora siamo. Questo che si fa? Si butta? Sì. Butta. Ho mirato là, ma c'ho poca mira. Allora. Va bene, va bene. Ho visto. No, no, attenzione. Direi che. Siete pronti? Vi siete fatti un'idea? Non so, qualcuno penserà una cosa. No. Siete un po' confusi? Allora vediamo di chiarire un po' le idee a queste persone confuse. Facciamo entrare il premiante o i premianti, perché sono due. C'è la dottoressa Federica Silistrini, che è tesoriere di Lions Club Brescia Leonessa 10 giornate. E c'è Paolo Costola di Make Way Studios, perché ricordiamo che il vincitore, oltre a questa targa, avrà la possibilità di registrare proprio negli studi di quest'uomo. Ciao Fede. Un singolo che sarà da te prodotto, sarà promosso da David Bonato e sarà, come abbiamo detto prima, pubblicato sui principali store musicali da Chromo Music. Quindi, dai, andiamo. B M F. Vince il BMF Luca De Paoli! Wow, lo stacco live della nostra band per Luca De Paoli, che ovviamente non è lì, non abbiamo avvisato nessuno, ed eccolo che arriva di corsa. Luca! Vincitore del BMF 2013 con Per Sempre Bambino da Belluno, consegna Paolo Costola il premio per il singolo che tu andrai a registrare in Megway Studios e questa targa dalla dottoressa Federica Silistrini. Vieni pure più avanti, grazie ragazzi, vi congedo perché noi... Io vi saluto ora, ci vediamo nel 2014. Applauso a Ruggero. Ora vi dico una cosa, mentre applaudite Paolo, prendo in consegna io, perché il brano lo devi rifare. Okay. Ecco. Quindi guarda, lo appoggio qui e te lo riprendi quando te ne vai. Allora, una cosa importante, adesso risentiamo il brano vincitore, poi vi invito a rimanere ancora giusto 2 minuti, non di più, perché avremo una chiusura che è bene che non perdiate, per molti motivi. Questo lo appoggiamo, lo dote, lo mettiamo lì. Quindi rimanete qui, mi raccomando, ancora per pochissimo, dopo l'esibizione di Luca, vincitore del BMF 2013, con Per Sempre Bambino, un microfono, ti do questo. Io ne ho due in questo momento, guarda, non me ne ho neanche reso conto. L'abitudine a tenere il gelato, vedi? Allora io voglio dire solo una cosa. Questa vittoria... che per me giunge veramente inaspettata,
La dedico a mio padre, che è mancato quest'anno e non ha potuto ascoltare questa canzone che io ho scritto anche per lui e in cui parlo anche di lui. La dedico a lui e la dedico anche a me stesso per aver continuato e tenuto duro nonostante le tante volte in cui volevo rinunciare o volevo dire basta, basta, smetto. No, non smetto e non smetterò. Grazie. Grazie a tutti, grazie alla giuria, grazie ai musicisti, grazie di cuore a tutti voi. Grazie. Vorrei tornare per sempre e rimanere per sempre, vorrei restare per sempre, per sempre. Ora tolgo i vestiti di dosso, sento freddo e cerco il tuo abbraccio. La carezza che piano mi fai concilia il mio sonno, asciuga il mio pianto, il mio io vulnerabile e nudo. E ritorno a quando ero bambino, quando il silenzio pesava sulle parole, restavo in un angolo. Ma ero io il capo del mio quartiere, che gli amici seguivano me, tra palle di neve, salite e discese, le rincorse tra lupi ed ortiche, e la mia timidezza più antica, come sempre con loro svaniva. Ora che sono cresciuto mi chiedo che cosa rimarrà di quei momenti di lacrime e risate. Vorrei restare per sempre, per sempre. E con l'estro le mani di mille pittori trasformerò i miei chiaroscuri in pensieri a colori e disegnerò foreste e fiori e dipingerò i miei sassolini di blu e griderò a gran voce, con te ho fatto pace, mio bimbo che vivi in me, per sempre, per sempre. Vorrei tornare bambino per sempre, vorrei restare per sempre, per sempre. Bianco come il cartone che ormai più non ho, un mese ancora ed arriva Natale, che bella occasione per rimanere in disparte a guardarvi e pregare, le mani giunte invocare ogni bene, e le domeniche d'incenso e candele, senza peccati da confessare, restavi in un angolo nero, come le ciglia dipinte dal buio, io nascondevo l'acuto timore, di dita piantate, maestri gattini, e le parole ne facevano male, ma su di te io potevo contare, stare al riparo da draghi e falene. Ora che sono indifeso vorrei tornare, restare per sempre. Vorrei restare per sempre bambino, rotolare nel fieno e banare a nascondino. Vorrei un fratellino con cui ridere e giocare, rivivere i miei giorni al caldo del mio focolare. Non vorrei crescere, vedere invecchiare chi mi ha dato vita, luce, sogni da coltivare, scavalcare ancora i muri di giardini proibiti. Vorrei restare per sempre, per sempre. E con l'estro e le mani di mille pittori trasformerò i miei chiari scuri in pensieri a colori e disegnerò foreste di fiori e dipingerò i miei sassolini di blu e griderò a gran voce con te ho fatto pace mio bimbo che vivi in me, respiri in me per sempre, per sempre. Per sempre cucciolo io voglio restare, credere alle favole, vestirmi a carnevale, depositare il mio dentino prima di dormire, per sempre bambino fino al giorno del mio funerale. Grazie, grazie di cuore a tutti, grazie. Ciao Luca, grazie.
Grazie. Allora, prego, grazie. Prenditi la targa e goditi i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni, insomma, tanta fortuna. Bene, allora, adesso innanzitutto vorrei congedare la band e vorrei che venissero tutti qua. Tutti qua per un applauso a questa straordinaria formazione. Grazie a Paola. Grazie a tutti. La band del BMF.